La fanfara dei Carabinieri ha aperto la cerimonia di inizio della Coppa Primavela, la manifestazione organizzata dal Comitato Grande Vela su incarico della Federazione Italiana Vela, riservata ai più giovani atleti italiani delle classi Optimist Tecno 293 e l'Equipe, cui seguiranno a partire dal 4 settembre i campionati nazionali delle classi in singolo. Le regate hanno preso il via domenica scorsa, tre i campi di regata, validi per entrambe le manifestazioni. Charlie Blue, posizionato fuori al porticciolo del Molosiglio per i Tecno 293, Bravo Giallo nelle acque antistanti Castel dell'Ovo per gli Optimist e Alfa Rosso per l'Equipe U12 di fronte alla Rotonda Diaz. Quasi 300 i giovanissimi in gara, i più numerosi gareggiano nella classe Optimist 216 tra Coppa Primavera, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti 2003-2005, l'annata 14 i campani provenienti dal Club Velico Salernitano, dal Circolo Nautico Posillipo, dal Circolo Remo e Vela Italia, dalla Lega Navale di Napoli e dal Club Nautico Torre del Greco, entusiasta il Presidente del Circolo Savoia, Pippo Dalla Vecchia.